dei dazi sicuramente ci eliminano il nostro futuro, la prospettiva di vivere, perché comunque noi si fa il possibile per fare un prodotto d'eccellenza che è vanificato dall'importazione di riso che non è d'eccellenza e che costa sicuramente meno del nostro e che ci mette in ginocchio. Siamo nel Vercellese, il signor Piero è uno dei tanti coltivatori di riso che ormai vedono il futuro a tinte fosche. 2 anni fa l'Unione Europea ha iniziato ad abolire i dazi dal sud-est asiatico e così il mercato del riso, una delle eccellenze d'Italia, ha subito un duro colpo. Sono più di 100 anni che noi si lavora il riso e come vedi qua attorno tutti i miei colleghi ci credono ancora. A Vercelli, come in tutto il Piemonte, il riso è vita. 82.000 sono gli ettari coltivati, da qui proviene più di un terzo della produzione nazionale. Il legame con il riso ce lo spiega Alice, che nella sua cascina ha investito tutto e di questo passo teme per la sopravvivenza della sua attività. Il riso è la mia vita. Fare l'agricoltore vuol dire avere tanta passione. Tu puoi venire da me, io ti apro i miei cancelli e ti faccio vedere come coltivo ed è una garanzia. Per legge si può scrivere riso prodotto in Italia, prodotto confezionato in Italia, se viene coltivato da altra parte del mondo. Stiamo entrando alla borsa del riso di Mortara. Qui ogni venerdì si incontrano gli agricoltori con le aziende per decidere il prezzo del riso. Qui è più che mai evidente quello che sta succedendo al riso italiano. Questo è il prezzo del riso di importazione, 28,30. Significa 280-300 euro a tonnellata. Sì. Questo è il prezzo del riso da interno, 660-690, quindi più del doppio. Questo è dovuto all'importazione a dazio zero del riso che viene prodotto in Thailandia, in Cambogia e nel sud-est asiatico e affossa la nostra produzione di riso. E così le importazioni di riso dai paesi orientali, soprattutto la Cambogia, sono aumentate del 42%, mentre il riso italiano viene esportato sempre meno. Rispetto allo scorso anno, l'export è diminuito del 29%. Non vediamo da parte dello Stato e delle organizzazioni sindacali né delle amministrazioni provinciali lo stesso impegno che ci mettiamo noi. Siamo considerati, suppongo, attualmente delle vacche da mungere.